In questo video di Ecologia Verde ti parliamo dei benefici del prezzemolo. Vediamoli! Proprietà del prezzemolo. Il prezzemolo ha numerose proprietà. Tra queste troviamo che è digestivo, rimineralizzante, osteoprotettivo, diuretico, vasoprotettivo, carminativo, vitaminico, emmenagogo, galattogeno, antianemico, antiaromatico e antispasmodico, disintossicante e antiossidante. Contiene cumarine, vitamina A, B, C, flavonoidi come l'apioside e un olio essenziale contenente l'apiolina, apiol e miristicina. Questi componenti attivi forniscono le proprietà di cui abbiamo parlato sopra, che è molto utile incorporare. Grazie a queste proprietà il prezzemolo ha molteplici benefici di cui vi parleremo in seguito. Riduce l'infiammazione dei tessuti dovuta alla ritenzione idrica. Ci sono persone che tendono a trattenere liquidi, spesso a causa di uno stile di vita sedentario o di una dieta ricca di sodio. Questa ritenzione si manifesta con tessuti pieni d'acqua e gambe gonfie, che possono essere sintomi, oltre che antiestetici, dolorosi. L'acqua di prezzemolo è un ottimo rimedio, con il quale vedrai risultati rapidamente, poiché ha un effetto antivante sui reni grazie all'alto contenuto di potassio dell'erba. Il prezzemolo pulisce i reni dagli accumuli o depositi renali e poiché i reni sono responsabili del filtraggio dei liquidi attraverso l'urina, migliorando le condizioni, viene favorito il rilascio dei liquidi, oltre a migliorare l'elaborazione delle tossine accumulate in tali organi di filtrazione. Riduce i possibili effetti indesiderati dei pasti pesanti. Compare in molte preparazioni culinarie non solo per il suo ottimo sapore, ma anche perché è un aiuto per ridurre gas e infiammazioni dovute a cibi poco digeribili. Masticarlo aiuta ad eliminare il cattivo odore della bocca, mentre i principi attivi si muovono per alleviare il disagio. Diminuisce la debolezza del corpo. L'alto contenuto di minerali e ferro nel prezzemolo lo rende un'erba da incorporare nei casi di post-convalescenza o di anemia, migliorando la salute attraverso la buona nutrizione fornita dal prezzemolo. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Quale parte del prezzemolo viene comunemente utilizzata come erba aromatica in cucina? Le radici, gli steli, le foglie, i fiori. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Protegge il fegato dai farmaci. È stato stabilito che il prezzemolo ha un effetto epatoprotettivo contro molti farmaci elaborati nel fegato che portano a epatotossicità, come il paracetamolo. Un esperimento sui ratti ha scoperto che il prezzemolo ha addirittura un potere epatoprotettivo superiore rispetto a un farmaco per tali scopi. Quindi il consumo di farmaci che vengono elaborati nel fegato per evitare disturbi epatici. Scopri i benefici delle altre piante aromatiche nel video che ti lasciamo sulla scheda. Come assumere il prezzemolo? Il prezzemolo viene preparato sotto forma di infuso ed è noto anche come tè al prezzemolo. Si consuma preferibilmente dopo i pasti principali per favorire la digestione. Sia per questo caso che per trattamenti con altri benefici, la dose è di 2 tazze al giorno. Si utilizzano 10 g di foglie per tazza e si fanno bollire in acqua per 5 minuti. Lasciarlo riposare per 10 minuti e filtrarlo per mangiarlo. Si possono preparare anche dei succhi a base di prezzemolo che danno la possibilità di mescolarlo con altra frutta e verdura, ad esempio mescolando con foglie scure come spinaci e aggiungendo l'ananas. Può essere preparato anche in una deliziosa versione d'acqua fresca al momento del pasto, frullare le foglie di prezzemolo, aggiungere il limone e lo zucchero a piacere. Per patologie cutanee o esterne viene utilizzato negli impiastri. Può anche essere ottenuto sotto forma di olio essenziale. Questo non deve essere utilizzato internamente e per uso esterno verrà utilizzato un olio vegetale che funge da veicolo per distribuire una singola goccia di olio essenziale, poiché è molto concentrato e una piccola dose avrà effetti grandi. Controindicazioni. È controindicato per persone a cui vengono prescritti farmaci per reni e anche per coloro che soffrono di insufficienza cardiaca. Nelle donne in gravidanza sono da evitare preparati molto concentrati perché hanno un effetto ossitocico che provoca contrazioni dell'utero con il rischio di indurre l'aborto. Inoltre vale la pena ricordare che il prezzemolo è mortale per animali come pappagalli e uccellini, quindi non dovresti mai averlo a portata di mano. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è C, le foglie. Le foglie del prezzemolo infatti sono la parte più utilizzata come erba aromatica in cucina, per il sapore fresco e leggermente piccante.
Se vuoi continuare ad apprendere i benefici di altri rimedi naturali, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Raccontaci, inizierai ad assumere il prezzemolo per beneficiare delle sue proprietà? Alla prossima volta, ecologisti!